Tutta la prestazione in generale mi è piaciuta. Dobbiamo cercare un po' di limitare le ripartenze degli altri e soprattutto quello di non andare sempre in difficoltà quando, quel poco che concediamo, perché concediamo poco, ma quello è veramente velenoso per noi. Va detto anche dalla bravura dell'avversario, perché comunque il potenziale offensivo del Franciacorta non penso sia secondo a nessuno nel nostro girone, quindi va dato merito anche all'avversario. Però ai ragazzi posso recriminare ben poco, magari un po' più di incisività davanti, un po' più capire il momento in cui puoi fare male, partire magari con un secondo d'anticipo e dopo non avere fretta quando il pallone nel giocare subito, andare a stimolare l'avversario subito e sapendo che nel momento in cui perdiamo palla noi siamo vulnerabili perché attacchiamo in tanti e per forza di cose sappiamo che alcuni momenti siamo esposti al contropiede. E siamo andati a rivedere la partita con la Casatese, 3-4 volte dentro nell'area, rimaniamo lì, a un certo momento Salami dopo 2 minuti calcia di prima, o Campisi anche oggi 2 o 3 volte ha provato a venire dentro, cercare sempre l'incrocio. Abbiamo visto il gol di Poledri, ha calciato lì a tu per tu, la palla è rimasta lì, basta prendere la porta e quindi non c'è bisogno di prendere certe volte l'incrocio. Gli ho detto di avere la tranquillità di, anche se il pallone per noi non scotta, siamo molte volte durante la partita ci troviamo a palleggiare nell'area avversaria e non è molto complicato arrivare a palleggiare nell'area avversaria. Detto questo, il problema è anche che molte volte arriviamo lì con un fraseggio, con un gioco e loro sono tutti lì. E quindi trovare anche il momento giusto, io penso che un mio giocatore appena mezzo metro cerca di colpire, però tutte le volte arriviamo lì e loro sono in quattro, magari più due centrocampisti, sono 6 giocatori dentro l'area e trovare lo spiraglio per trovare la porta non è così semplice. Quindi piuttosto di calciare addosso all'avversario, fare la ripartenza loro, dobbiamo cercare di muoverla e trovare lo spiraglio. So che quello è il difficile. L'abbiamo fatto ad esempio gli ultimi minuti quando Bardellone è andato bene via di tacco, ma dopo io non ho più visto niente per la nebbia, però mi sembrava che ha smarcato Russo o Poledri, adesso non mi ricordo bene. L'invenzione ci sta, nel momento che c'è l'invenzione possiamo arrivare alla conclusione, ma se arriviamo attraverso una serie di passaggi, anche arrivando tante volte oggi in sovrapposizione, bene, però loro sono schierati bene e tutti dentro l'area, lo spazio è veramente poco. E nel momento in cui c'è lo spazio, come ha fatto Poledri, c'è la giocata, calcio. Campisi 2 o 3 volte c'è la giocata, calcio. Se non c'è, se devo tirare tanto per tirarla addosso all'avversario, cerco di muovere la palla trovando un mio compagno che non ha un avversario davanti, però ripeto, ma forse, cioè, molto probabilmente è perché loro sono tutti dentro l'area e trovare lo spazio non è semplice. Abbiamo visto che noi al gol ci arriviamo, perché comunque 29 gol in 12 partite è un bel bottino. Calciare, ripeto, è un po' come imposti il tuo gioco. Se imposti il gioco nel possesso, nell'arrivare là, i ragazzi riempiono l'area nel modo ideale, comunque vanno, attaccano e riescono a far gol. Logicamente, sono d'accordo con te, soprattutto anche domenica scorsa, la partita con la Casatese. No, per tantissimo tempo siamo rimasti lì e dobbiamo essere più bravi, ripeto, anche magari con l'invenzione personale. Bardelloni è un giocatore che ha l'invenzione personale, Russo ha l'uno contro uno, Campisi anche lui magari, ecco, non ha lo spunto di Russo ma può trovare questa giocata qua. Salami invece è uno che deve andare, gli devi dare velocità, devi andare nello spazio, quindi non posso chiedere anche a certi giocatori di fare quello che non è nelle loro corde.